le nostre tre corinne dell'epoca. Oddio, quanto bello. È bellissimo. È bellissimo. È proprio bello. Adesso arriva un grifone di Bruxelles. È un'antica razza belga di carattere allegro, vivacissimo e piccolissimo. E ha bisogno di molto movimento. È in braccio a Milena. Carino. Hanno praticamente lo stesso colore di... I capelli. Ecco, è un grifone di Bruxelles. Adesso guardate quello che sta per arrivare, è un papillon. Ne si parla spesso e volentieri del papillon per il fatto delle sue orecchie. Ma questo è un vero papillon, guardate. Io la prima orecchie. Volta ne vedo uno vero. È uno vero. Papillon in francese vuol dire farfalle, guardate le orecchie, non c'è da sbagliare, è proprio un papillon. Mamma mia, quanto è carino. È molto allegro e molto vivace, guardate come subito un sul amore. Richiamo di Massimo Perla è subito pronto, guarda, è pronto a volere giocare. Lui mi ricorda Baggio, ma non so fare l'imitazione di Baggio. E non puoi giocare perché a calcio. Perché è un po' bianco, un po' nero, un buon carattere. Eh? Non orecchie. Ha il codino, cioè grandi orecchie, ma insomma, non so perché. Io vorrei fare una cosa, un grande applauso per tutte queste, evviva, questi cani. Per tutti questi amici. E vi prego di uscire dalla parte del fondo del parco. Uscite da questa parte, grazie. Ciao. Ci sono due uscite, andate tranquillamente. Il tempo per noi di dire una cosa. E tu devi ritornare alla giuria, lo sai? Devo ritornare a votare? Eh sì. Sai che mi pesa quel ruolo là? Eh sì, molto importante. Mm. Sai che puoi dare uno, due o tre. Ecco, posso dire una cosa? Sì. Io prima ho fatto un'inesattezza, non mi sono accorta, ho alzato il numero 3 due volte. Ai, dunque... Sarò fustigata. No, ma adesso arrangiamo il tiro. Però davanti al cantante non ho resistito e mi sembrava... Ah, beh, hai capito? Credo. Quando l'ho sentito cantare Nicole. Nicole, sono stato preso da un raptus d'amore. E ci ho dato tre che l'avevo già dato quella di prima. Allora aggiustiamo il tiro con Pietro. Passiamo alla terza prova. Evviva! Dovete votare voi, dopo, non è, non dimenticate. Non preoccupare, che siamo serissimi, sì, non due volte tre, attenzione. No, attenzione. Un tre, due. Basta, mai non più. Non sbaglierò più. Allora, noi abbiamo sul palco un collaboratore, come si chiama? Si chiama Matteo Morelli. Matteo Morelli, che adesso farà finto di dormire, azionerà. Con 19 e Ciampi con 17 punti. Quindi adesso andiamo immediatamente a votare per... Twin, prego. E per Twin i punti sono stati 14. E adesso andiamo a votare per Barros. E per Barros i punti sono stati 24. E adesso andiamo a votare per Twin. C'è stato un errore? Sì, perché io ho seguito la classifica di prima. Per Twin abbiamo già votato, adesso votiamo per Ciampi. Borghici, adesso bisogna votare per Ciampi. Io ringrazio il presidente Schifaone per la precisazione. Sono qui apposta. Grazie. E Ciampi ha avuto 18 punti. A te, Joslen. Hai visto il presidente della giuria? Mica scherza, eh? Beh, fa veramente il suo lavoro. Io sto portando un'asta con un microfono. Sapete perché? Perché vorrei chiedere un piacere. Loretta? So che te sei caduto dalle scarpe, ma puoi venire. Ma questo no, è un no, ma niente, va bene. Caduto dalle scarpe. Sì, sì, non queste, non, magari sarebbe non stato più. Non preoccuparti, Alessandro. Ma che... Lascia la paletta, il secchiello. Potrei avere il bastone, magari. La paletta e il secchiello. Ecco magari. Il bastone, vedi? Il bastone della mia vecchiaia. Eccomi. Magari. Allora. Un microfono. Le canzoni per animali sono tantissime. Sì, non per animali, per bambini che trattano di animali magari. Sì, beh, naturalmente i bambini sono molto più vicini agli animali di quanto lo siano gli adulti. Ci sono tante canzoni che hanno per protagonisti degli animali,
E che insomma, beh, io sono cresciuta al suono di alcune di queste canzoni. Per i bambini di oggi saranno nuovissime. Beh, vediamo. Può darsi. Vediamo. Vogliamo vedere? Loretta Goggi. Nella cantina di un palazzone, tutti i gattini senza padrone organizzarono una riunione per precisare la situazione. 44 gatti in fila per sei col resto di due si unirono compatte in fila per sei col resto di due, coi baffi allineati in fila per sei col resto di due, le code attorcigliate in fila per sei col resto di due, 6 per 7 42 più 2 44. Chi ha rubato la marmellata? Chi sarà? Ed un uovo di cioccolata? Chi sarà? E chi ha rotto la vetrata con un colpo di pallon? Chi ha scaldato la cassata con il phon? Io non c'ero, ne sono stato, ne sono mai venuto qui. A quell'ora faccio sempre la pipì. Ma il bassotto poliziotto scoprirà la verità. Che poliziotto, Johnny Bassotto, con le manette arresta la tua fantasia. Ti fa svegliare e confessare tutto quel che hai combinato, tu da solo in compagnia. Il bassotto poliziotto è il più gamba che ci sia. La bella tartaruga, che cosa mangerà? Chi lo sa, chi lo sa? Due foglie di lattuga, poi si riposerà. La tartaruga, lenta com'è, afferra al volo la fortuna quando c'è. Dietro una foglia, lungo la via, lei ha trovato la perla, la felicità. Topolino, come noi bambini, tu sei tanto piccolino. Mickey Mouse, Mickey Mouse, detto Topolin, rassomiglia a tutti noi, sei furbo e birichin. E perciò noi gridiamo, viva Topolin, solo tu, Topolin, puoi capire, Topolin, i mille e mille sogni di un bambino. Noi gridiamo in coro e viva i pippuracci, Topolin, Topolin, viva Topolin! Ciao! Voglio dedicare questa fantasia alla mia nipotina, Costanza. Ciao! Grazie! Grazie a Loretta Goggi. Ciao. Abbiamo oggi un nuovo spazio. Roberto, dai. Sì, è un De Roberto, dai. Scusa, non l'avevo riconosciuto. Scusa, è un elefante ubriaco. Che cosa ha detto Loretta? No, non lo dico più, è un segreto. No, dillo. Che cos'è? Dai, dai. Papagallo. Ci ha detto papagallo. È papagallo? No. Guarda come si consultano. Un attimo. Sì, sì. Tutta la giuria ha avuto bisogno. Bravo Alessandro. Secondo animale. Vieni. Io chiamo Loretta. Loretta, vieni, non dormire così. Non rimanere affascinate dal nostro Dino. Ma quest'anca quando scendo le scale è stupenda. Ecco. Rasenta il sex appeal proprio più. Ti posso proporre. Grazie. Mio. Sai, ti faccio fare un piccolo giro dello studio perché hai un lavoro da fare, insomma. Che cos'è? Una cosa molto simpatica. Mm. Praticamente noi facciamo con la premiata ditta, sì, che abbiamo soprannominato come gruppo i cani per casa.
Che carino. E per questo praticamente abbiamo bisogno di un cantastorie. Ah, sì. E abbiamo pensato che potresti farlo benissimo. Abbiamo un gobbo pronto, ma proprio il gobbo, sai, quello l'antica, tranquillo. Sì, sì. La posizione del cantastorie è qua. È questa? Esattamente. Sì. Tu basta che leggi. Sì. E poi sei... Cioè, ma è quello che c'è scritto, mi devo fidare? Sì, sì, tranquillamente. È una cosa... cieca, così. Ma con loro non mi fido. Mi aiuterai se delle volte, sai, cani per caso non è per caso. Mi trasformerebbe in cani per caso? Esatto. Ma... va bene. Sei pronta? Comincia pronta? Sempre con c'era una volta. C'era una volta? Ok. Mamma mia, come andrà a finire? C'era una volta tre fratelli porcellini. Un giorno litigarono perché ognuno voleva costruire la casa a modo suo. Tu vuoi fare la pozzolana? Pozzolana, pozzolana. Senta noi che tu vuoi fare? Io la faccio paglia e fieno. Se sei buono la tiri su di pietra, non sei buono ti casca sul di dietro. Qualunque cosa fai, ovunque costruirai, soltanto se di pietra reggerai. Ma il lupo che spiava i tre porcellini pensò fra sé: pancia mia, fatti capanno. Io penso negativo e so cattivo e so cattivo. Io penso il negativo e ti mangio vivo. La situazione per i tre porcellini si faceva pericolosa. Stasera mi sbuccio, stasera mi sbuccio una mela rinì. Ti fa un dispettuccio, ti fa un dispettuccio il veleno cimì. No, scusi. Strega, la ringrazio molto, ma ha sbagliato favola, capito? Questi tre porcellini, streghe, niente, mi dispiace proprio, streghe, niente. Dunque, riprendiamo la storia. Così il lupo mise in azione il suo terribile soffio, per il quale andava giustamente fiero. Sì, soffiare, prendere aria per poi espirare, senza per questo rischiare di soffocare sempre un ventilatore. Ha costruito con la paglia e il lupo con un soffio se l'è portata via con sé. Il primo porcellino cercò allora rifugio dal fratello con la casa di legno. Cerino, 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 ma ti prego mi devi comprare. Ma io sono una piccola fiammiferaia, non buttarmi nella ghiaia, alla neve, al freddo, al gel, alla neve, al freddo, al gel. No, dico, guardi, io glielo comprerei volentieri, ma intanto... non fumo. Però purtroppo questa è un'altra favola. La favola tre porcellini, la fammiferaia. Cusino. Non c'entra, la prego, guardi. Cusino. Dobbiamo andare avanti, dica. Vabbè, dica. Vabbè, ma mi faccia lavorare. Mi scappa il maiali. Mi scappa il maiali, Lore. Vabbè. Non ci prendi. Scappato! E così il lupo prese un altro bel respiro per distruggere la casa di legno del secondo porcellino. Aria, soffia ed esce aria, aria di tempesta, crolla una foresta. Martin! Caribarata, na 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 na. Danni, un milione, ma io te denuncio. Aspetta bene prima io ti mando. A Gianluca.
cubo questo? Non lo so. Fatta prendere dalla musica, ma invece la situazione era tragica. Starei per dire irremediabile. Meglio di me, una cosa non c'è. E non vuole che l'intendesimo chi è? Senta. Grazie, grazie. Senta, scusi. Sì. Mi ripeto, per l'ultima volta. Sì. Porcellini 3, fate zero. Sì, non ci sono fate in questa favola. Sì, vabbè, ci sono tre porcellini. Sì, vabbè, però ditelo, eh. Non dico. Ma come ditelo? Un'ora. Ditelo. Ma io faccio il cantastorie tre ore che dico quella storia dei tre porcellini. Basta, cioè. Va bene. Non si può raccontare una favola che ti entrano dei personaggi. Di... Allora, i due porcellini senza più casa erano disperati. Da chi potevano rifugiarsi? Da me, che c'ho la soluzione. Mi sento un giocata di mattone. Faceva rima? Questa volta il soffio del lupo. L'hai presa alla sprovvista! Possiamo fare un gioco di prestigio? Attenzione, guarda, guardatelo bene, vede bene, guarda, uguale, guarda. Uguale! Ma perché sei messo a naso? Non si sa, vabbè. Stavolta il soffio del lupo nulla poté contro la casa di mattoni. Soffiamo a 100 all'ora, ma la casa non va giù. Soffiamo a 100 all'ora, non ce la faccio più. Andando da casa. Non era il quinto pezzo. E così è finito. E Jimmy che ha fatto la casa di volta. E che gli fai tu alle case? Che gli fai tu alle case? C'ho 60 di capocci. Cioè, questo era il punto più drammatico di tutta la non mi crederanno mai. Il lupo schiattato, mezzo morto di fatica, aveva perso la sua unica forza. La voce! La voce! Non soffiamo più, che è successo? Non è possibile! Qui dobbiamo trasmetterla via radio questa favola, secondo me. Allora, via radio vi annuncio che il lupo aveva perso la sua unica forza, che poi era la voce. Non soffiamo più! Non faceva paura più a nessuno, perché ora era muto. Sei un muto, sono muto, e ti aiuto, paura dentro più non è aiuto! Sì, cani! I cani più a casa con la favola dei tre porcelline rivisitata da Loretta Goggi, ovviamente con Ramona Della Abate, Patrizia Mancini, Fabio Grossi. Paura, grazie. Ha paura. Scusi. Crollava lo studio. E ora mandate a danna i bambini e donne davanti al televisore. Chiamiamo il nostro... Che sono passate, cioè, sai che è molto importante poi ribaltare completamente tutta la situazione.
Vieni, vieni, Loretta, sì. Non votiamo? No, vieni, sono presidente. Guarda, non ci rovina la classifica. Ci penso. Vieni, che Loretta, ride? Vieni. No, vorrei... Ok. Allora, vorrei fare un gioco... Sì, ma questo è... Washita. Ciao, amor. Ma tu non sai chi è Washita? Washita è... ha fatto prima la prova, fantastica. Esatto, fantastica. Ed è lei. E Washita, con Washita giochiamo un gioco, il gioco della verità. Lei è un detettore di bugie. Non so che cosa vuol dire ballo, eh? No, perché mi mostro una cosa dove c'è scritto ballo, io dico tutto. Non ho problema. Ballo di che? Ah, no, ma lasciate perdere. Allora, è un detettore detettore della verità. Nel senso, cioè lui capisce se uno dice esatto, la verità. Per esempio, la capitale dell'Italia. Roma. Vedi, Washita non dice assolutamente nulla. Allora, facciamo un esempio così, dai un'altra città. La capitale dell'Italia. Torino. Hai capito? Ma bravo! Okay. Washita, vieni qua. Washita. Vieni. Stai, Washita. Non capirà dalle vibrazioni della voce, sì, no? Vabbè, è intelligente, intelligentissima. Dimmi un po', tu sei un'artista completa, nel senso sei un'attrice. Ho rivisto la freccia nera. Hai rivisto la freccia nera. Mi ha fatto molto ridere. Normalmente non doveva farsi questo effetto. No, anche a me mi ha fatto ridere. Simpatico. E poi canti, imiti, insomma, le qualità ne hai tanti. Ma, e dico anche sempre la verità. Sì, questo è vero. E il ballo? Il ballo? Ah, come... Sì. Beh, vabbè, il ballo non è la caratteristica principale, insomma, per me. Non ci penso molto, cioè, è una cosa... Ma stai dicendo la verità, eh? No, non ho capito. Sì, no, ma il ballo ti interessa. Ma non si può neanche... Cioè, devo approfondire la risposta. Sì, ma veramente. No? Cioè, è la cosa che desidererei fare di più al mondo e che non mi riesce di fare bene. È l'unica cosa per la quale mi applico regolarmente... E quindi, non, però ho detto la verità, non è, per me non è la caratteristica principale. Sì, ma non principale. È che non ci pensi, ti piacerebbe. Io se rinasco, Carla Fracci. Diventi Carla Fracci. Tu hai avuto, allora continuiamo. Terribile con questo però, gioco. Devo pensare bene a come rispondo, adesso ci Gianni Brezza, sappiamo che è l'uomo della tua vita, va bene? Su questo, sì. Sì. Beh, sì. Ha avuto solamente lui come grande amore? Beh... Sì. Solamente Gianni Brezza? Sì, beh, sì. Washita! Aia! Ma no! Beh, non è contenta. Incavolata. Sì, ma veramente. Incavolata. No, un momento, sennò qui succede... Ehi, no, aspetta! Buona, Washita, buona. Cioè? Buona. Washita. Il Washita. Problema... No, proprio, no, non si disinteressa proprio del discorso a questo punto, hai capito? Secondo me va a cercare Brezza. Era per dirlo. Guarda che qui c'è qualcosa. Ma che cos'è questa storia? No, non c'è solo Brezza nella tua vita? No, c'è sempre stato Brezza. Solo che 16 anni fa era un altro Brezza. Dopo un po'. Ah, vabbè, hai visto come è uscita. Uscita, mica. Zitta, Ehi! Brava, ma come brava, è rimasta zitta. Bravissima. Fantastica. Vediamo un po' se sono arrivati i cani del collegamento esterno. Ah, vediamo. Le chiamiamo? Loretta, scusa di questo giochino un po' cazzano. No, lui mi ha messo nei passi. Ora vieni carina. Con me da Gianni e glielo chiariamo, perché sennò si chiede un po' da tratta, eh. Chiamiamo fuori dello studio a Cinecittà. Chi c'è? Ci siamo tutti praticamente, guarda. Allora, questo twin... Alessandro, vieni. Beh, scusate, me lo merito un bacio. Fai un bacio, dai. Fai un bacio. Sì. Vorrei dare dei baci al presidente. Vai. Twin. Sì. Oh, Twin, ti ho fatto vincere. Dammi un bacio. Ecco. Bravo. Il bacio al presidente. La premiata vita. L'amore della parte. Venite, caro Lalf, Loretta Goggi. Venite. Twin. Vavos. Scempi! Sì, meglio così, così almeno... Sì! Massimo Perla! Vincitore! Fabio!
il nostro giudice Carolalto, Matt Bianco, Milena e Valentina, le nostre ragazze. Dove sono i nostri ragazzi Bau Bau? E i nostri ragazzi dove sono? Non ci sono, le saluteremo per voi. Ciao, arrivederci, appuntamento venerdì prossimo. Pronto, Pippo? Pronto, chi è? Sono Loretta, Loretta Goggi, Pippo, mi Loretta. Senti? Ciao! Che piacere, da dove mi chiami? Ti chiamo da casa, nel senso la mia seconda casa, il teatro. Beh, certo. Sono in teatro e sto per andare in scena, ma siccome so che anche tu stai per andare in scena, sì. Volevo farmi sentire vicino a te. Ma sei molto cara, molto cara. Bobby sa tutto, insomma. Bobby sa tutto. Bobby oramai penso che non solo lui, ma tutto il pubblico lo sappia. Questo dopo è il titolo della nostra anni. Commedia, che è un grande successo assieme a Johnny Dorelli. A Johnny Dorelli, sì, il mio partner stupendo. Dunque, io sono pronto per la seconda puntata. Senti, volevi tipo, sapere qualche cosa? Certo. Volevo sapere qual è il tema della puntata. Guarda, il tema oggi è giovedì grasso. Il tuo teatro sarà esaurito e noi festeggiamo... il carnevale, quindi la puntata è dedicata a carnevale. Che bello, facciamo maschere, travestimenti alla grande. Quando parliamo di travestimenti tu sei la principessa, la regina dei travestimenti. Quante volte ti sei travestita? Guarda, tantissime volte, Pippo. Diciamoci, tu sei un travestito. Sì, perché no? E perché mi ricordo, perché mi ricordo alla Freccia... ho cominciato pure recitando, che è vero. Eri un travestito. Ero infatti un ragazzino che si era innamorato di un altro ragazzino. E soltanto dopo tante puntate si veniva a scoprire che invece era una femminuccia. Che bella femminuccia. Senti, sì. E quante femminucce hai fatto nella tua vita che le hai inguaiate, le hai travestite, le hai trasformate? Tante. Veramente tante. Il conto non lo tengo perché mi fa sentire anziana. Loretta, preferisco... quella del cuore qual è? Quella del cuore. Pippo, tu lo sai, sono tre le mie preferite. Una è Mina, perché è anche la mia cantante preferita, sì, poi l'altra sì, è Ornella Vanoni, poi Patti Pravo. Ma insomma, ce ne sono tante. Ultimamente ho aggiunto anche Valeria Marini, che mi ha dato grandi soddisfazioni. Fammi sentire questa soddisfazione della Marini. Senti, Pippo, loro dicono che io non so recitare, però secondo me in questa prova che ho dato con Patroni Griffi ho fatto il possibile, non mi merito tante critiche. Evviva il teatro italiano, evviva Valeria Marini. Dunque, senti, tu vai adesso in onda una volta al mese. Una volta al mese. E come fai? Le crisi di astinenza, come la mettiamo? È vero. Da video. Hai ragione, perché io non una volta, ma mille volte al mese, 100 volte al mese. Beh, per rientrare, data la mia età, sì, è meglio andare cauti una volta al mese. Piano piano. Cuoncio, lentamente. Però so che comunque avrai anche tu le tue esperienze quotidiane, al di là della televisione, o no? Ma certo. Col teatro, o no? Certo, col teatro. Infatti c'è quella bellissima cosa che mi ha offerto Pietro Carinei, che è anche il tuo produttore regista, sì. Che è l'uomo che inventò la televisione. Guarda, che non un po'. Sono io, eh? Però, però certe cose, secondo me, almeno qualche personaggio l'ha inventato. Bene. Questo privilegio me lo riconosco. Io pure te lo riconosco, lo sai. Loretta, allora, mia cara Loretta, annunciami questa puntata del Carnevale con un personaggio così, a scelta tua. Oddio, che difficoltà. Te ne faccio... tre. Benissimo. Va bene? Io mi preparo e poi subito incomincia la puntata. Signore e signori, questa sera va in onda la seconda puntata di Pippo Baudo dedicata al carnevale. Oi, 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 ma cosa mi dici mo? Ciao Loretta. Ciao Pippo, buon Bocca lavoro. Dopo. Un abbraccio. Ciao. Ciao.